Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da A Valerio. Allora, a pochi giorni dal rilascio della prima beta di iOS 5, vi volevamo far vedere le principali novità introdotte in questo nuovo firmware per iPhone, iPod Touch e iPad. Prima di iniziare però vi devo ricordare che al momento della prima attivazione non saremo più costretti a collegare il nostro dispositivo ad iTunes, quindi al nostro computer, ma dopo pochi settaggi ci troveremo già all'interno del nostro sistema operativo. In secondo luogo, la sincronizzazione di musica, immagini e tutti i dati che vogliamo inserire nel nostro device sarà in modalità wireless tramite appunto il collegamento wifi. Andiamo quindi a vedere la prima novità di questo iOS 5, ovvero il nuovo sistema di notifiche. Le notifiche compariranno sia nella lock screen, eccolo qui. Avete visto anche la notifica tramite LED flash che abbiamo impostato dalle impostazioni. Trascinando l'icona andiamo nella rispettiva applicazione e le notifiche saranno visualizzabili anche in qualsiasi applicazione che stiamo utilizzando o nella home screen tramite un banner superiore. Eccolo qui, dove è inserito l'indirizzo che ci ha inviato l'account che ci ha inviato la notifica e un'anteprima del messaggio. Scorrendo verso il basso la barra superiore abbiamo l'elenco delle nostre recenti notifiche e due widget inseriti da Apple, la borsa e il meteo. Da qui possiamo vedere anche due piccole novità aggiunte nell'applicazione meteo, ovvero l'indicazione delle previsioni meteorologiche per le varie fasce orarie e la modalità meteo locale che sfrutta la geolocalizzazione del nostro iPhone. Andiamo quindi a vedere iMessage, il nuovo protocollo di messaggistica istantanea tra dispositivi Apple. Permette infatti di inviare messaggi contenente anche foto, video e contatti tra dispositivi Apple in maniera totalmente gratuita. Andiamo a scrivere ad esempio un messaggio da iPad, aggiungiamo se vogliamo un'immagine. Ok, e inviamo il tutto al nostro iPhone che dopo pochi secondi riceverà il messaggio e l'immagine. Ecco qui, possiamo naturalmente vedere l'immagine e salvarla sul nostro iPhone. Ok, due nuove applicazioni che Apple inserisce nativamente nel sistema operativo. Stiamo parlando di Newsstand, che arriva in Italia col nome di Edicola, eccolo qui, interfaccia che nasce dalla esperienza iBooks e Folders. Cos'è Edicola? È un aggregatore dei contenuti di abbonamenti a riviste e giornali scaricati da un rispettivo store che Apple renderà accessibile a breve. Naturalmente il servizio non è ancora attivo. Apple ha fatto sapere che ha legato diverse partnership con editori locali. Altra applicazione invece aggiunta in iOS 5 è Reminders, una to-do app firmata Apple in cui possiamo inserire compiti futuri, promemoria, compleanni, eccetera, eccetera. Qui abbiamo l'elenco delle varie sottocategorie, qui un campo di ricerca. Andiamo quindi a vedere ad esempio gli elenchi prestiti libreria con tutti gli impegni e le scadenze. Peculiarità, la possibilità di aggiungere una notifica di una scadenza in base alla localizzazione in cui ci troviamo col nostro iPhone. Fotocamera, finalmente accessibile anche dalla lock screen, eccolo qui, tramite doppio tap del tasto home, che si arricchisce di diverse novità.
Prima tra tutte la nuova griglia fotografica attivabile da opzioni, la possibilità di bloccare la messa a fuoco e l'esposizione tramite pressione continua dello schermo. Abbiamo anche lo zoom tramite multitouch, ok. E infine la possibilità di scattare fotografie tramite la pressione del tasto per aumentare il volume. Facciamo una prova. Eccolo qui. Come avete già visto, se facciamo uno swipe verso destra, ci troveremo già nel rullino fotografico. Andiamo a vedere la stessa immagine, la stessa fotografia dall'applicazione Immagini. Eccola qui. Da qui possiamo modificarla finalmente, modificando ad esempio la rotazione, aggiungendo un effetto di auto-ottimizzazione, eliminando i possibili bagliori rossi degli occhi e modificando le dimensioni dell'immagine, inserendo anche un vincolo, impostando un vincolo della risoluzione. Da immagini possiamo inoltre creare finalmente un album partendo dalle immagini che abbiamo scattato su iPhone. Aggiungi a nuovo album. Inoltre possiamo condividere molto velocemente la nostra immagine attraverso il social network Twitter. Questo grazie a una profonda integrazione tra iOS 5 e Twitter, appunto. Scriviamo un messaggio e condividiamo in un istante. Stessa integrazione la ritroviamo in Safari, YouTube e Map per condividere rispettivamente pagine internet, video di YouTube e la propria localizzazione. Andiamo a prendere ora il nostro iPad per vedere le novità che riguardano il browser Apple Safari. Il tablet acquista una nuova organizzazione delle finestre tramite tab di navigazione. Clicchiamo più per aggiungerne una e X per eliminarla. Come vedete, compare anche una barra dei preferiti in sincronizzazione diretta con i preferiti registrati nella controparte desktop di Safari. Ritorniamo al nostro articolo per farvi vedere la nuova tipologia di visualizzazione Reader, che consente una lettura molto più piacevole, priva di pubblicità e altre distrazioni. Possiamo aggiungere inoltre l'articolo ad una reading list, un elenco di letture. Ritroveremo gli articoli in questo elenco che contiene sia gli articoli che dobbiamo finire di leggere, sia quelli che vogliamo leggere in futuro. Come vedete, la barra superiore ha una colorazione grigio scura, questo perché abbiamo attivato da impostazioni la navigazione privata che non registra la cronologia delle pagine visitate. Rimaniamo su iPad per vedere altre novità in mail. Swipe a destra per aprire l'elenco delle mail ricevute, che adesso potremo evidenziare con una etichetta. Perfetto. Andiamo adesso a rispondere ad esempio a questa email, facendoci aiutare nella lettura dal sistema operativo stesso. Come stai? Hai installato la beta 1 di iOS 5? Ciao. Andiamo a rispondere e vediamo i nuovi strumenti di formattazione di iOS 5. Selezioniamo e decidiamo ad esempio di aggiungere il grassetto, il corsivo e il sottolineato.
Possiamo inoltre aumentare e diminuire il quote level. Ok, sfruttiamo questa occasione per vedere anche una piacevolissima novità che riguarda la tastiera su iPad. Sto parlando della possibilità di riposizionamento e di modifica del layout della tastiera tramite questo semplice movimento. Come vedete, la tastiera si divide in due e potremo rilasciarla in qualsiasi posizione dello schermo. Questo permette una scrittura molto più ergonomica da tablet. Inviamo questa email di risposta dall'account iCloud creato direttamente dall'interno di iOS grazie al servizio cloud di Apple, che permette, oltre alle funzioni che vedremo più avanti, di creare una casella di posta gratuita e priva di pubblicità. Su iPad rimaniamo per vedere la musica. L'applicazione iPod che cambia l'interfaccia discostandosi dall'interfaccia di iTunes per desktop. Possiamo finalmente eliminare una canzone direttamente da dispositivi mobile, così avverrà anche su iPod Touch e iPhone. Ecco qui l'interfaccia, la nuova interfaccia grafica. Andiamo a riprodurre una canzone e notiamo una interfaccia simile nella visualizzazione cover, e questa invece è la nuova barra per il controllo della riproduzione. Andiamo infine a vedere su iPad l'applicazione calendario. Eccolo qui, calendario si arricchisce su iPad della visualizzazione annuale, mentre su iPhone e iPod Touch troveremo la nuova visualizzazione settimanale nella modalità landscape. Andiamo a vedere come è stata facilitata inoltre l'aggiunta di nuovi eventi. Basta tenere premuto e da qui potremo aumentare e diminuire la durata dell'evento e spostarlo da un giorno all'altro. Possiamo anche inserire un URL, un link internet, e se selezioniamo un calendario in sincronia con iCloud possiamo inoltre invitare un amico, che però deve essere necessariamente registrato un altro account di iCloud. Qui invece possiamo creare ed eliminare i calendari direttamente da iPad, da dispositivi mobile, anche iPhone. Aggiungiamo e decidiamo il nome e il colore. Passiamo di nuovo su iPhone per vedere le novità di Game Center, il social network Apple per i videogiochi di iOS. Vediamo la possibilità di inserire un'immagine del profilo, una nuova barra per le raccomandazioni di nuovi amici, il punteggio, ovvero una quantificazione in un numero di tutti i risultati ottenuti nei diversi giochi, per avere subito un confronto diretto tra i successi raggiunti dai vari giocatori. Abbiamo anche una barra per le raccomandazioni di giochi, e grazie a questa potremo comprare nuovi giochi direttamente da Game Center. Andiamo ora a parlare della vera novità che Apple ha presentato nel corso dell'ultimo keynote: iCloud, il servizio cloud profondamente integrato sia con iOS 5 che, come vedremo in futuro, macOS Lion. Prima di tutto è uno strumento di sincronizzazione automatica e wireless dei contenuti di posta, contatti, calendari, promemoria, preferiti di Safari, note, fotografie e tanto altro ancora, grazie al lavoro di sviluppatori di terze parti, che andiamo subito a vedere ad esempio con il calendario. Andiamo ad esempio a modificare
un evento, la posizione ad esempio e anche la durata. E visto che i due dispositivi sono legati allo stesso account di iCloud in modalità automatica e wireless, la modifica sarà trasmessa, eccolo, sul tablet entro pochi secondi. Stesso discorso per quanto riguarda lo streaming di foto. Se effettuiamo ad esempio una foto da iPhone, questa dopo un breve lasso di tempo la ritroveremo nelle immagini di iPad. Naturalmente la cosa non è così immediata e bisogna attendere qualche secondo in più. iCloud arriva anche all'interno dell'applicazione App Store, sia su iPhone che su iPad. Nella nuova sezione Acquistati troviamo infatti l'elenco completo di tutte le applicazioni scaricate attraverso il nostro account iTunes e possiamo sincronizzare i download tramite un semplice tap sull'applicazione che vogliamo avere sul nostro dispositivo. Adesso proviamo ad acquistare ad esempio un'applicazione da iTunes tramite Mac. Scegliamo un'applicazione universale, avviato il download, ok, sul Mac, e vedremo che poiché abbiamo attivato questa funzione, il download verrà avviato anche su iPhone e su iPad, registrati allo stesso medesimo account. Possiamo inoltre vedere che su iPhone abbiamo il download contemporaneo, in questo caso dei contenuti delle applicazioni scaricate. Questa è una novità per quanto riguarda iOS. Abbiamo riassunto così le principali novità di questa prima beta. Seguiteci sul blog per scoprire le nuove che Apple introdurrà nelle successive versioni. Un saluto a tutti, al prossimo video.